Buongiorno a tutti amici, un saluto al vostro corrado esposito personal trainer. Eccoci qua ragazzi, parliamo di Mesut Özil. Parliamo di Özil perché in tanti mi avete chiesto di fare un video. Io ho traccheggiato perché ragazzi, vi dico la verità, non avevo elementi validi e in quantità decente per fare un video su questo ex giocatore che di base ha fatto parlare di sé per il fisico nettamente accresciuto negli ultimi tempi. E quindi mi sono detto, aspettiamo che qualcun altro fa un video, dice le cose, ci dà dei dettagli in più e poi ne parliamo. Allora, lui era molto snello quando giocava a pallone, anzi era davvero secco secco, lo vediamo pure in queste foto, snello. È stato un giocatore di grandissimo livello perché campione del mondo, ha giocato ad alti livelli nel Real Madrid, poi se n'è un po' calato negli ultimi anni, andò prima all'Arsenal, poi scese sempre di più finché di fatto non si è ritirato l'anno scorso. Vedete qua, secco secco snello. Giocatore che gioca a centrocampo, vedete, dotato di grande tecnica. E di base ha fatto scalpore appunto perché qua non lo so, è stato pure forse operato. Ha fatto scalpore perché ragazzi, guardate qua com'era prima. Secco snello, non dotato particolarmente. Nonostante sì, giocatore un minimo di palestra la fanno, ma molto leggera. E ora, dopo un anno solo di allenamenti, lo ritroviamo così. Qua già non era ancora gigantesco. In pochissimo tempo, questo è il livello che ha raggiunto. Beh, ragazzi, capite che ha fatto scalpore. Infatti, qua vedete, tutti dicono che ha preso gli steroidi. Capite che ha fatto scalpore perché questa forma fisica è effettivamente raddoppiata, triplicata rispetto a quello che era prima. Come vediamo qua il fisico gonfissimo, iperdefinito, dettagli mostruosi, vene, separazione di grande livello. E questo ha fatto storcere il naso a tutti perché già è un fisico difficilmente raggiungibile, secondo me, naturalmente, in un solo anno di allenamento. Capite che secondo molti lui ha fatto uso di sostanze particolari. Qual è la mia idea? Io ripeto, ho visto il video di Flavio Raponi che ne ha parlato, ha dato dei dettagli e effettivamente lui dice che non è nato, ma neanche secondo me, ragazzi, ripeto, pacchetti incredibili di massa e definizione che lo ha portato di colpo a essere enorme. E vedete pure qua, cioè, guardate che roba, ragazzi. Ecco, infatti vedete, prendi il testo, tutte queste varie cose. Raga, su, parliamoci chiaramente. Tiratissimo, definito, svenato, grosso. Cioè, uno come me che si allena da una vita, probabilmente a questo livello non ci è mai arrivato. Quindi vi faccio capire. E io metto a confronto sempre me perché è la cosa più semplice. Io sono uno che si è sempre allenato e quindi può fare un paragone. Vedete per qua. Diventato veramente molto grosso. Non lo so, ragazzi, ha destato scalpore, ma a me non mi convince per niente questa situazione. Vedete pur qua. Qua con la maglietta della Juve, guardate quanto si è gonfiato, come si è allargato, come riempie la maglia nella parte superiore. Boh. È ovvio che sia davvero lievitato. Ovvio che sia davvero lievitato. Questo è quello che penso. Vedi, già qua non era così grande. Guarda là. Infatti, vedete, già qua era ancora abbastanza snello. E vabbè ragazzi, evidentemente gli è venuto voglia di bruciare le tappe, di essere subito enorme. Qua alla fin fine quanto c'ha? 35-36 anni, vedete qua quanto era snello. Cioè di bruciare le tappe e di diventare enorme, io penso che sia una cazzata epica perché uno come lui che c'ha i soldi, c'ha il successo, c'ha tutto, perché andarti a mettere a rischio di salute per fare un fisico in così poco tempo? Secondo me è una scelta sbagliatissima, ripeto. Guardate qua quanto giocava. Petto zero. Braccia inesistenti. Ha fatto troppo, troppo, troppo veloce ad arrivare a questo livello. Ma ragazzi, è inevitabile. Io non l'avrei mai fatto, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Flavio diceva pure la faccia. Sì, vedete, ma poi gli steroidi ti cambiano tutto. Guardate qua. Sono gonfiate, poi la mascella si è gonfiata. Quello che accade a chi prende queste sostanze, vedete, guardate qua. Guardate pure come il volto si è gonfiato. Ma quanto è grosso proprio lui. Guardate
rispetto a prima, dove guardate qua com'era il viso, snello snello, scavato. Guardate qua, cioè sembrano due persone diverse. Guardate qua, faccia snella, scavata, e invece guardate qua. Questo è anche l'effetto degli steroidi, che ti fanno gonfiare a tutti i livelli. Quindi, secondo me, raga, qualcosa di pesante l'ha preso. Non ne capisco il motivo e la scelta, però, amen, oh, non fa quello che gli pare. Certamente è chiaro che, vedete, guardate qua com'era quando giocava all'Arsenal. C'era la metà. Ma ragazzi, ma va bene, ognuno fa quello che gli pare, eh. Ognuno fa quello che gli pare, e col suo fisico, con la sua vita. Andiamo a vedere pure un po' le stories. Ecco qua, si allena. Allenamento, bicipiti con i cavi. Ecco, gli sto facendo un set discendente a scalare col peso. Beh, non lo so, ragazzi. Vi do la mia impressione è quella di uno che ha preso sostanze non proprio legali. Poi vi dico, ognuno fa e pensa quello che gli pare. Secondo me ha fatto uso di steroidi, non ne aveva bisogno. Io avrei fatto un allenamento serio con i soldi che c'ha lui, si poteva prendere i migliori integratori, i migliori personal trainer e fare un fisico del genere anche naturale. Quindi non capisco perché si sia voluto incocciare a fare una cosa del genere, ma problemi suoi. Fatemi sapere voi che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.